Allora, eccoci di nuovo con voi e conosciamo la nostra amica di questa sera, Maya. Maya, ben trovata. Allora, so che stai in un periodo molto impegnato perché stai studiando, studi veterinaria, è vero? Questo amore per gli animali, così come ti è nato? Da piccola? Da quando sono piccola, sì. Soprattutto per i cavalli. Lo condividi con la tua bambina? Non tanto. Non è come me. Va per conto suo. Sì. Allora, ti ritieni soddisfatta di questo intervento che hai fatto? Sì. Sì, hai avuto dolore post-operatorio, sei stata male? Post-operatorio no, sono stata benissimo, ho ripreso le normali attività quasi da subito. Tutto nessun bene. Problema. Senti, ma fai anche ginnastica? Perché... Ho iniziato la palestra, sì, dopo per quanto il problema dei muscoli. Ecco, dopo quanto? L'intervento dopo 2 mesi. Due mesi, è il tempo giusto, sì, dottoressa? Sì, più o meno quello, sì. Soprattutto quando si interviene sui muscoli, appunto bisogna dare il tempo poi alla muscolatura di recuperare la giusta posizione e quindi di rinforzarsi. Insomma, ti davano molto fastidio di queste smagliature, proprio non le potevi sopportare? No. Perché in gravidanza, vogliamo ricordare, sei ingrassata tantissimo. Ho preso 30 kg. 30 kg. La bambina... Bella, bella cicciottina quando è nata, era un angioletto, quanto pesava? 4,5 kg. 4,5 kg, insomma, una bella bambina. Eh sì, però questi chili li hai persi subito, sì, subitissimo. Subito. Bella, però la pelle dell'addome si era rovinata e ti dà veramente fastidio. Adesso insomma ti senti meglio rispetto al passato, ti vedi meglio? Molto, sì. I tuoi genitori cosa dicevano di questa cosa tua? Tendevano a sminuire oppure? Sì, dicevano che era una mia fissazione, sì, eh? Che non c'era bisogno di intervenire, però... Sei andata per la strada tua, sì, certo. Sei bella determinata, Maya. Maya parla poco, però sa molto bene quello che vuole, come in genere le persone che parlano poco. Allora, vogliamo vedere insieme questo servizio sulla dermoabrasione, questo trattamento che è molto importante per risolvere questo tipo di problematiche. Vediamolo insieme. Le smagliature sono un inestetismo che interessano in misura minore o maggiore un po' tutte noi donne. Purtroppo anche delle fasce di età molto basse sono interessate da questo tipo di problema ed è sempre più frequente vedere bambini anche di sesso maschile nell'età prepuberale essere colpiti da questo inestetismo. Ci sono anche poi delle situazioni fisiologiche come appunto la gravidanza che ci fanno trovare di fronte a situazioni di questo genere, infatti la nostra amica è una giovane mamma di 21 anni che ha partorito da pochi mesi e che presenta questa situazione a livello addominale dei fianchi. Come potete notare è una situazione un po' così di passaggio tra la fase rossa, alcune sono ancora abbastanza iperemiche, e una fase che sta diventando bianca, per cui si sottoporrà al nostro trattamento. La smagliatura è una lacerazione del tessuto che si presenta inizialmente come una stria rossa, segno di infiammazione del tessuto, e poi come una stria bianca con assottigliamento ed avvallamento del tessuto. Per le smagliature rosse il trattamento dà degli ottimi risultati con un recupero quasi totale dal punto di vista estetico. Per le smagliature bianche si ha un netto miglioramento, ma non è possibile cancellarle totalmente perché ci troviamo di fronte a una vera e propria cicatrice atrofica, dove cioè il tessuto è stato perso. La dermoabrasione utilizza dei sali di corindone, un minerale paragonabile al diamante che ha un effetto levigante. Il trattamento che andiamo a eseguire è un trattamento di microdermoabrasione controllata. Microdermoabrasione perché, come potete notare, i granuli che noi utilizziamo è pari al diametro di una sabbietta, sono dei sali di corindone appunto che permettono di effettuare una abrasione controllata, nel senso che siamo noi a decidere a che livello di profondità del derma vogliamo arrivare. Ovviamente cercheremo soltanto di creare uno stato infiammatorio, quindi non dobbiamo arrivare al derma profondo, quindi non dobbiamo far sanguinare il tessuto, altrimenti creeremo un insulto pari a una cicatrice e quindi andremo a peggiorare la situazione anziché ottenere il risultato che noi vogliamo.
questo trattamento appunto leviga il tessuto su cui passiamo e allo stesso tempo, come potete notare, la smagliatura proprio acquista un colore rosso che è tipico appunto dello stato iniziale della smagliatura, ancora quindi trattabile da un punto di vista medico. Questo trattamento viene effettuato ogni 15 giorni in abbinamento con la radiofrequenza, perché su un tessuto così trattato, quindi più sensibile, la radiofrequenza permette di stimolare i fibroblasti, quindi è più efficace, il suo effetto viene amplificato. Come potete notare, l'effetto di levigare il tessuto non viene dato dal passaggio della penna, ma è proprio la sabbia che vedete rimane sulla pelle che ha questo effetto di andare ad abbradere, quindi a levigare il tessuto. Una volta ottenuto il risultato, quindi il giusto grado di iperemia della smagliatura, andiamo a effettuare il passaggio con la radiofrequenza. Ecco, proprio perché dicevamo che è difficile trovare donne che fanno bambini a 21 anni, questa era un'altra paziente, sì, l'hanno fatto apposta, della dottoressa Montagnese, sempre di 21 anni, che ha fatto anche lei una bambina e insomma abbiamo visto sì, questi esiti cicatriziali delle smagliature. Questo trattamento poteva essere fatto, è stato fatto anche per Maya? È stato fatto anche a Maya, si fa su tutte quelle cicatrici che sono piuttosto avanzate, quindi sono nello stadio bianco madreperlaceo, perché sappiamo che le smagliature in fase iniziale, quindi quando sono rosse, possono essere trattate con un buon recupero quasi del 90%. Nello stato molto avanzato, quando diventa proprio una cicatrice, purtroppo può migliorare, ma non esiste ancora un trattamento che permette di cancellarle completamente, di sicuro si restringono. Quindi lo scopo di questo trattamento è proprio di riportare la cicatrice ormai in stato avanzato in una fase iniziale, quindi di creare un insulto per ristimolare l'organismo a reagire e quindi a cercare di riparare quel danno che ormai è consolidato, e quindi questo effetto lo otteniamo con questa microdermoabrasione. Quante sedute ci vogliono per avere dei risultati un po' importanti, insomma? Diciamo un minimo di 10 sedute alternate appunto con trattamenti di radiofrequenza e infiltrazione che poi vedremo. Tony Balli, io vedo che lei ogni tanto si studia mai. No, no. Che le sembra della nostra amica di questa sera? No, questa sera veramente non ha ancora parlato, però ha degli occhi che parlano più delle parole. Questo insomma, non ho capito se sono umidi per la gioia, per la tristezza, per la paura. Forse per il freddo, perché lo studio qui dentro è gelato, l'aria condizionata a 3000, perché abbiamo tutti questi fari, perciò per tenere la temperatura bassa bisogna tenere anche d'inverno l'aria condizionata. No, quello che volevo chiedere è se c'era stata qualche tematica emersa prima quando era fuori dalla trasmissione che l'aveva toccata in qualche modo, o che su cui aveva da dire qualcosa. No? No. No, ok, va bene, l'importante è questo. Vabbè. È una studiosa, studia veterinaria e ama i cavalli. Quindi vede la bestia, lo dicevi guardandomi. No, allora... non volevo dire questo, lui va subito al psicologo, ci prova subito. No, ci prova, nel senso, sa come giocare con le parole. Allora, no, lei è molto timida, è una ragazza bellissima, pulita, veramente sana, ma molto timida, perciò insomma abbiamo avuto anche difficoltà con Alessandro Bispo, il nostro regista, a tirare fuori quelle interviste, perché è un po' schiva, non ama moltissimo parlare, vero? Però al suo mondo, giustamente, se lo tiene per sé. Cioè, ma che volete sapere voi di tutte le cose mie? Vogliamo risolvere il problema delle smagliature? L'abbiamo risolto, va bene così. Una cosa, in realtà, vedendola entrare e vedendola, avendola vista nella clip, è che mi è sembrato, devo dire, in grande forma. Allora, mi chiedevo se è stata un'impressione, se è solo... cioè, so che, insomma, questa operazione risale a luglio? A luglio. A luglio. È cambiato qualcosa da dopo l'operazione in termini proprio di sensazioni, di come ha reagito emotivamente e fisicamente all'operazione? Traduco. Si è visto molto bella. Voleva sapere. grande sintesi. Quanto sei bella? Ma sei sempre stata così oppure ti sei messa in tiro da dopo che ti sei vista meglio con l'intervento? Sempre stata così. Ho iniziato la palestra, sono un tipo molto pigro. Sì. Ho iniziato la palestra, vado controvoglia. Controvoglia. Sì.
Hai un'amica in questo, una collega, mi sono contraria alle palestre. Dopo il risultato che ho ottenuto, dopo l'operazione, sono un po' più invogliata. Ecco, ti sei sentita più stimolata, vero? Sì, perché ti sei vista meglio, l'addome piatto, l'addome dove non c'erano più questi segni brutti. E sì, le smagliature ovviamente non spariranno mai, però... Vabbè, ma poi vedremo il prima e dopo, c'è una grandissima differenza, sì, no Maria? Quello sì. Perciò allora ti ha stimolato anche andare in palestra? Sì. Capito? Io credo sia un bene che alcune smagliature non spariscano mai, perché ricordano il parto. No, non sono d'accordo. Non è d'accordo, pure che se lo ricorda, basta che guarda piccole, la bambina. Piccole, ma lasciamo. Questa è la differenza tra la mentalità femminile e la mentalità dottoressa, maschile. Dottoressa, me l'ha tolto di bocca, è così. La differenza, loro se lo devono ricordare con la cicatrice che hanno un figlio, capito? Ho poche, ma molte. Abbiamo fatto uno schieramento stasera, maschi, femmine contro maschi. Ci siamo messi qua, però ci manca uno, siamo lì. Democraticamente vincete voi. Guarda che quando si risolve una cosa si risolve bene o uno accetta determinate cose, sparisce la causa che ha provocato. Sì. Quindi normalmente, molte volte non è che ha cambiato completamente la cosa, ha soddisfatto un poco la questione. Ecco perché io parlo sempre anche di condizione mentale. Certo. Che poi diventa un fatto costituzionale, diciamo, della persona. Perché ci sono persone che accettano quello che hanno, pensano di doverlo fare senza... In lei abbiamo visto una perseveranza, forza determinazione. Quindi in quel momento abbiamo avuto un disagio. Lei lo viveva male. Disagio che si trasferisce, se possiamo dire, anche nella famiglia, nei genitori, eccetera. Ecco il rapporto che diventa. La questione del genitore è importante perché io dico sempre, i genitori vanno ascoltati con le orecchie, non per altro, come vanno ascoltate tutte. L'arte dell'ascolto è una cosa importantissima, perché diventa conoscenza. La conoscenza poi dovrebbe avere la meditazione, cioè fare un riscontro di quello che è la cosa. Molte volte si interrompe questa, ecco perché... Adesso i genitori, la famiglia è un po'. Cioè non c'è il dialogo. Non c'è il dialogo. Quale io parlo. Certo, io sono un fondamentale. Socrate. Però a volte si lasciano pure col dialogo, professore. No, il dialogo non deve essere inteso nella parola dialogo, cioè è la ricerca poi di una definizione. Certo, di una definizione. Perché oggi non c'è più da fare? Perché ognuno dice la sua, molte volte nessuno spiega il perché. E poi rimane sulla stessa posizione. E poi si rimane sulla stessa posizione. Certo. E questa è la gravità sociale, oggi, della situazione. Utilizzando io un psichiatra, un psicologo. Ce lo invidiano tutti. È bello e bravo, io sono sicuro che andremo d'accordo sicuramente su certe cose. Perché... Adesso lui non sa chi dare i resti, perché lo chiamano tutti. Vogliono tutte le consulenze dal nostro bel... Vuol dire che entra bene nell'argomento. Allora, tento di essere bravo. Allora, la cosa che mi ha colpito di questo discorso del dialogo, appunto, è che se facciamo una fotografia di quel momento di Maya, adesso non sappiamo se questa è la verità, però facciamo un discorso su di lei per poterne fare uno in generale. Certo. E quello che forse è mancato è veramente un dialogo, cioè... La bambina per definizione ha un gioco di sguardi, ma chiaramente non ha la parola, non quando è piccola, non quando quel momento della fissazione in cui questo problema delle smagliature era insomma molto significativo, molto importante. Certo. Mi è sembrato di capire che la bambina sia stata una cosa prevalentemente sua, cioè il papà della bambina non fosse così presente, non fosse non così. Con lei, no? Non vive con lei. Viviamo insieme, però per la bambina. Per la bambina, no, ma in questo caso, parlavo di lei, no? Per cui un altro dialogo che manca. Allora che cosa succede? Che quando veramente manca questo lavoro di poter tirare fuori, cioè di poter dialogare, alcune cose restano dentro. Allora io penso che lei abbia fatto assolutamente bene a intervenire, perché è una cosa che le dispiaceva, però l'intensità con cui ne parla, poi vedendo il difetto di per sé, che visto con un occhio esterno non sembra poi così importante, non dico che non lo sia per lei, mi dà proprio l'idea che questa cosa sia stata nel tempo molto caricata, una cosa su cui lei ha pensato molto, ha visto molto, ha guardato molto lo specchio.